a Padovani. Partiti. Partita la prova. Sheikh Abdikadar, Gritti e Yasmin, Riccardo Tamassia, Enrico Ricobon, Pietro Arese, Mohamed Zerrad, Luca Leone e Lorenzo Pilati per i 1005 al maschile. 40, al comando si è portato Mattia Padovani, un giovane di talento, e sembra voler fare una buon ritmo con subito alle spalle il grande favorito Mohamed Abdikadar. Il passaggio infatti è sicuramente sollecito, 29 secondi con la fila già allungata, quindi credo che forse c'è anche un accordo per fare una gara veloce. Infatti si passa in 43-44 secondi. Ed è in testa sempre Padovani per il momento, con Abdikadar numero 40 che sta a tallonare il ragazzo della Atletica Lecco Colombo Costruzioni. 59 con un cambio in testa al gruppo. Abdikadar ha rilevato Pilati e adesso si è portato lui a fare l'andatura. Fila molto molto allungata perché si sta correndo forte da subito, quindi si va verso anche un risultato cronometrico sicuramente interessante. E questo ci fa ben sperare. Vediamo, devono tenere in questa parte 1.29, ancora un passaggio buono, fa presagire un passaggio intorno ai 2 minuti o giù di lì, agli 800 metri. Gruppo allungatissimo, spaccato praticamente in due tronconi. Ed ora passa per primo Abdikadar, aeronautica, finalista agli europei di Berlino. Guida lui davanti a Mattia Padovani, da tenere d'occhio comunque Mattia Padovani, assolutamente, perché Colombo Costruzioni, che non è atleta assolutamente da sottovalutare per Sheikh Abdikadar. Due minuti netti, gara che potrebbe finire anche in 3.42-3.43 se gli atleti ancora a avranno guidare le gambe. Poi Padovani dietro, e poi in terza posizione c'è Enrico Ricobon, e poi ancora Abdikadar ha dalla sua il ritmo, sta facendo il ritmo di questa, di questi 1.500 uomini. 2.29 ai 1.000 metri, quindi gara allunga molto ora, veloce. Allunga ora Sheikh Abdikadar, e poi dietro è lotta tra i due in canotta gialla con il 47 Mattia Padovan, col 49 Enrico Ricobon, però cercano di rinvenire anche gli altri. Abdikadar ora ha scavato un solco, 2.58 ai 1.200, quindi va per un grande tempo se ha gambe gli ultimi 250 metri. Vediamo, sembra Sheikh davvero... Abdikadar va veloce, passa ora 3.12-3.13 per l'ultimo giro, e poi attenzione perché rinviene con il 50 Riccardo Tamassia in maglia rossa, che va a superare Padovani per la seconda posizione. Attenzione, una bella lotta quella tra Padovani e Tamassia. Abdikadar intanto 3.34 in questo momento. Un po' affaticato Abdikadar, attenzione Padovani, ma esce, attenzione anche, e si fa passare, incredibile. Ricobon va davanti a Abdikadar e poi a Padovani, incredibile finale di questi 1.500, crollo veramente di Ali Sheikh Abdikadar, e Ricobon ne approfitta alla grande. Bravissimo. Enrico Ricobon, Brugnera Friuli. Il problema è stato questo, che Gianfranco, che a un certo punto si è reso conto Abdikadar di poter fare un certo tempo e ha forzato molto dai 1.000 ai 1.300. Quando è arrivato all'inizio dell'ultimo giro ha cominciato... Rivediamo qua, guarda Ricobon dov'è, comincia la sua rimonta e arriva, mamma mia, quando sembra incredibile, fermo. Abdikadar è fermo, Ricobon passa. E poi Abdikadar che quasi si fa recuperare anche da Mattia Padovani, incredibile finale di gara, quarto Tamassia, un finale in cui è schiantato letteralmente Ali Sheikh Abdikadar e ne ha approfittato al meglio, eccolo qui Enrico Ricobon,
con il 49 Atletica Brugnera Friuli Intagli, che va a portarsi a casa il titolo italiano. Incredibile. Incredibile, sì, poi col senno di poi è tutto incredibile. Lui voleva fare un certo tempo, probabilmente anche per potersi qualificare per